Oggi altro borgo più bello d'Italia. Signore e signori, dove siamo venuti oggi? A Soncino, in provincia di Cremona. Vogliamo scoprire cosa c'è di bello qui da vedere? Assolutamente sì, che abbia inizio il nostro viaggio. Take me where your river flows. I wanna drive on your open road like the wilderness where we are born, singing whoa. There's an ocean in your eyes, a million stars that paint the sky. So we'll drift down with the tide, singing whoa. Ci troviamo nella Torre del Capitano, unica torre abitabile e ultimo baluardo difensivo del castello. Ragazzi, questa è la residenza del capitano della guarnigione militare. Waiting for the sun to rise, rainy days and careless nights. Say you will, don't say goodbye, say it's alright. L'impianto architettonico della Rocca Sforzesca di Soncino non si discosta più di tanto dagli schemi tradizionali, salvo lo spessore dei muri per ammortizzare i colpi delle artiglierie, l'eccezionale profondità del fossato di protezione e le numerose vie di fuga protette da cunicoli e passaggi segreti. Questo è l'unico dei 7 ponti levatoi originali ancora funzionante grazie a una ricostruzione effettuata nel 1957. Come tutte le rocche, anche questa ha il suo fantasma ed è quella di un folletto dispettoso. Infatti, colui che venne fatto dormire in una delle 4 torri del castello, precisamente la Torre del Capitano, narrò che il fantasma dispettoso, quando la candela era accesa, non gli diede alcun fastidio, mentre quando spense la candela, il fantasma gli levò le coperte di dosso. Questo fu il motivo per cui lui non volle più dormire in questa torre. Ok ragazzi, un consiglio. Compreso nel biglietto per entrare alla Rocca di Soncino c'è anche l'ingresso gratuito alla Casa degli Stampatori, che noi vi consigliamo vivamente. Vi racconteranno tutta la storia degli stampatori di Soncino e soprattutto vi daranno una copia stampata col torchio manuale della prima pagina della Bibbia stampata a Soncino nel 1488. Ragazzi, e dopo questo viaggio a Soncino, cosa ci meritiamo, Manu? La cioccolata con la panna! E poi tutti dritti a casa!